Bene, vediamo in questa serie di video come si può effettuare il controllo emozionale con la PNL. Bene, però un attimino, ci vuole solo un po' di tempo per partire. E iniziamo dunque a vedere come effettuare il controllo emozionale con la PNL, come gestire le emozioni con la PNL e con i movimenti oculari fondamentalmente. Un attimino che dobbiamo andare qua a sistemare il tutto. Bene, dovremmo essere partiti e vediamo un attimino, quindi, visto che siamo partiti, vediamo un attimino come gestire i movimenti oculari come gestire l'autocontrollo emozionale con la PNL, utilizzando proprio i movimenti oculari, perché i movimenti oculari, come abbiamo visto nei video precedenti, diciamo così, nelle lezioni precedenti, sono ciò che ci collega ai nostri sensi, quindi che ci collega alla vista, che ci collega all'udito, che ci collega al tatto, all'olfatto e al gusto. Quindi noi utilizzando, diciamo così, i movimenti oculari possiamo andare a ottenere anche una sorta di autocontrollo delle emozioni. In che modo possiamo ottenere l'autocontrollo delle emozioni? Gestendo proprio i movimenti oculari, perché la comunicazione è biunivoca, cioè se io imparo a gestire i movimenti degli occhi, diciamo così, imparo a gestire i miei sensi. E siccome i sensi sono, per così dire, i precursori delle emozioni, perché poi se ci pensiamo bene, le emozioni vengono gestite a livello sensoriale, sono i sensi che gestiscono le emozioni, quindi noi possiamo agire a livello sensoriale per poter, diciamo, possiamo agire a livello sensoriale per poter gestire le emozioni. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che è una comunicazione biunivoca. Possiamo usarla per gestire le nostre emozioni e per gestire le emozioni degli altri. Vediamo prima come gestire le nostre emozioni nell'autocontrollo, potremmo dire nell'autoipnosi emozionale utilizzando la PNL. Vi ricordo lo schemino per i destrimani che è questo, lo schemino che è questo, quindi la parte destra è la parte costruita. La parte sinistra è la parte ricordata. In alto a destra abbiamo il visivo costruito, poi sotto abbiamo il visivo costruito, il cinestesico costruito, e nella parte sinistra abbiamo il ricordato, visivo ricordato, uditivo ricordato, cinestesico ricordato. Intanto saluto tutte le persone che sono collegate, Lady Elvira, Martina, Robertino, Panda, Mirko, Alessandra, Simona, Rita, Antonio, Eleonora, Stella e Daniele, un saluto a tutti. Allora, quindi possiamo nell'autocontrollo emozionale possiamo sfruttare queste caratteristiche. Faccio un esempio pratico. Se io voglio dissociarmi, diciamo così, dal sentire una sensazione, ad esempio, di dolore, devo utilizzare questo, diciamo, con gli occhi chiusi, sono da dentista, ad esempio, qual è il senso che è più dissociato dal dolore? Il dolore lo percepisco attraverso il tatto, diciamo così, soprattutto attraverso le sensazioni propriocettive, comunque attraverso sensazioni tattili. In questo caso, quello che devo fare, rimanendo con gli occhi chiusi, è allenarmi a portare gli occhi verso l'alto, come se dovessi guardare in alto. Ovviamente posso farlo anche ad occhi aperti, ovviamente, però posso farlo ad occhi chiusi per avere una maggiore concentrazione.